Ci siamo, puntata di rivelazioni e bacchettamenti, o bacchettature. Comunque faremo... Sì, sì, certo, certo, guarda, tanto lo sappiamo tutti che il progetto Alberto il Verde l'ho creato io, sono io che ho detto, ti piacerebbe fare il canale YouTube, sono io che ho detto, fai tutte queste nuove rubriche, sapete anche quale rubrica gli ho detto di fare io e solo io, do you know Bug Pokémon? Grazie a Zoo Sparkle, ormai si è montato la testa dopo aver superato i 1200 iscritti. Ma torniamo a noi. Paras, Pokémon fungo di tipo coleottero erba. E qui bisogna bacchettare il Moccia nazionale, non lo scrittore, lungi da me, il buon Dario. Vi posso assicurare che Paras non è ispirato a un granchio del cocco. Paras ricorda infatti una neanide di cicala, e per la prima e forse unica volta, molte caratteristiche coincidono tra Pokémon e animale reale. Paras ha 6 zampe, di cui le prime due rinforzate per lo scavo. E infatti le neanidi di cicala scavano per nutrirsi e si rifugiano nel sottosuolo per qualche anno. Tralasciando gli occhi che dovrebbero essere composti e l'ambiente di vita che dovrebbe essere ipogeo per un lungo periodo, l'unica cosa che non torna è l'apparato boccale. Per essere un rincotta, Paras dovrebbe avere il rostro, una sorta di cannuccia con cui suggere le sostanze alimentari da radici e fusti. Ma purtroppo non è così, è dotato di denti longitudinali molto in stile mostro di un film horror. Anche i funghi parassiti che ha sulla schiena sono perfettamente accostabili agli insetti. Parasect, Pokémon fungo di tipo coleottero erba. In Parasect i funghetti si uniscono e formano un unico grande fungo che prende il sopravvento sul Pokémon. Non che prima non avessero il sopravvento su Paras. Gli occhi vacui e senza pupilla sono un chiaro indizio della cosa. Parasect, oltre al grande fungo, acquisisce 2 chele sulle zampe anteriori. In questo caso sarebbe più veritiero rimandarlo al granchio del cocco. Però Parasect continua ad avere 6 zampe e se volesse essere un granchio dovrebbe guadagnarne 4. Non per niente i granchi sono dei decapodi. E per dirla tutta, i granchi del cocco sono in realtà dei paguri. Solo i giovani usano una conchiglia o un cocco per proteggere l'addome. Invecchiando lo rinforzano con chitina e non hanno più bisogno di protezioni esterne. Ma torniamo ai funghi parassiti, vera identità di questi Pokémon. Questi funghi sono il Tochukazu e esistono veramente. Sono funghi che attaccano anche gli insetti e appartengono al genere Cordyceps. La cosa che non torna nel rapporto tra Paras, Parasect e i funghi è che in questo momento dovrebbero essere già defunti. Questi funghi infatti uccidono l'ospite e solo dopo che è trapassato fanno uscire il corpo fruttifero del cadavere in modo da emettere le spore per la riproduzione. Dunque nel mondo dei Pokémon esiste un Tochukazu che diventa comunque il controllore del Pokémon, ma non lo uccide e anzi lo aiuta. Paras e Parasect condividono la specie Pokémon Fungo con altri 4 Pokémon. Shroomish, Breloom, Fungus e Amoongus, che non sono Pokémon di tipo coleottero. Quindi se volete informazioni rivolgetevi a Google oppure ai video del Moccia. Sempre Dario. Un saluto verdastri e alla prossima puntata di Do You Know Bug Pokémon?